guardo il problema, è quello che deve accendere la base sulla grazia. La grazia è una pastoria, il Vangelo della grazia è la base, ma la grazia non è agire a se stessa, e lo vedremo anche. La grazia è un tessuto ed è una porta che ti introduce in qualcosa di molto più profondo. E noi dobbiamo, partendo dalla grazia, andare oltre e scoprire che cosa c'è dopo la porta della grazia. La Bibbia dice, se nella trasgressione di un solo il peccato è entrato nel mondo e per quanto il peccato la morte, quanto più coloro che ricevono, coloro che fanno, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia. Quindi quando qualcuno ti dice predica con troppa grazia è il messaggio di Paolo. L'abbondanza della grazia e poi dice e il dono della giustizia regnerà da te. Coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regnerà. Ci sono molti che parlano del regnare, abbiamo parlato del regnare attraverso la fede, abbiamo parlato del regnare attraverso i segni, attraverso i miracoli. Quello che è accaduto stasera è straordinario, ma non è questo che la Bibbia intende per regnare. È una dimensione del regno, sì, perché Paolo dice ai Corinzi: il regno di Dio non consiste in parole, ma consiste in potenza, e se non c'è la potenza, non c'è il regno. Perché il regno di Dio è un regno di potenza, è un regno non costruito e fondato sulle parole, sui versetti e sulle dottrine. La coscienza conscia, dice Paolo. Ma l'amore, la potenza di Dio, edifica, costruisce. Il regno di Dio, sì, il regno di Dio si deve vedere, si deve sentire. Non è un bisogno di versetti. Ci sono persone, lo dicevano dopo, che escono in realtà con una forza di versetti, conoscono tutti i versetti, vivono di versetti e hanno perso l'equilibrio che sono diventati subito. Ma la Bibbia non c'è stata data per impararci, come si dice dalle parti, a soli versetti. La scrittura c'è stata data affinché noi abbiamo la rivelazione della grazia in Cristo e che il dono della giustizia noi potessimo regnare nella vita. Non farti vedere quanti versetti conosci. Fammi vedere il regno della volontà. Il fine è il regno. Gesù ha predicato e parlato del regno. E io per anni ho avuto una domanda a cui avevo solo parziale risposta. Signore, che cos'è il regno? E ovviamente hanno sentito delle spiegazioni, mi hanno dato delle spiegazioni. Alcune di esercitare il fede di avere successo. Esercitare il fede nel nome di Gesù e vedere sottomettersi i demoni, sottomettersi le malattie, crescere nel nome di Dio, conversioni, avere successo, avere denaro, ok? E questo per me era finché io un viaggio in macchina. E gli stavo andando a predicare quando c'è questo. Lo Spirito Santo mi ha dato e gli stavo pregando, io l'ho visto attraverso gli occhi spirituali, lo Spirito di Dio ministrarmi su questo. E lo Spirito Santo mi ha aiutato a regnare non è qualcosa che tu fai. Regnare non è niente che tu fai. Regnare è entrare in un ambiente di Dio, nei cui, soltanto, non sei più tu che sei in circostanza, ma sono le circostanze che sei. Quando Paolo dice che Maria ha detto un po' di centro della rete delle mani, si parla della giustizia di Dio e della grazia di Dio. Tutto coopera per il tempo. Per coloro che amano Dio, che è per testa non è scritto. Per avere successo non serve, per avere forza non serve, per avere non serve. E poi a un certo punto dice la grazia di Dio. Perché tutto questo è il tempo. Quando tu entri nel regno, e nel regno c'entri attraverso Gesù Cristo, ma il regnare inizia attraverso l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia. E le cose cominciano a comprare il tuo bene e tu ti trovi nel momento giusto. Quando Giuseppe viene comprato da Potifar al mercato degli schiavi, è scritto che Potifar lo compra
e al versetto successivo è scritto Dio con Gesù. E tutto ciò che toccava è uscito. Appunto che poche parole unite a parte di tutti i tempi della sua casa, e parole unite numero 2100, perché vedevano che tutto ciò che costruono toccava prosperava. Di cosa ci parla questo? Di prendere consapevolezza che tu sei stato riscattato da un mercato di schiavi, del tutto schiavo del peccato, e Gesù Cristo, il nostro riscatto, ci ha comprato il prezzo del suo sangue e ci ha tirato fuori, ci ha liberato dal regno delle tenebre e ci ha trasferito nel regno. Ci ha liberato dal potere delle tenebre e ci ha trasferito. Perché molti non erano in questa dinamica millenniale, perché non hanno rivelazione dell'abbondanza del regno e non hanno rivelazione del regno. Iniziamo così. Luca 10. Tutti conoscete questo passo? Due volte, Marta, quante cose? Verso 14 è scritto che perché il cammino Gesù entrò in un villaggio, una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, lei le disse: Signore, non mi importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dimmi dunque che gli aiuti, verso 41. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, da te. Ogni volta che nella scrittura Dio ha chiamato le persone due volte per nome, perché aveva qualcosa di molto importante. Samuele, Samuele. Saulo, Saulo, perché non pensavo. Simone, Simone, ricordate, ogni volta che nella scrittura un nome di qualcuno che parla che viene ripetuto due volte, è come dire attento perché non è qualcosa di molto importante. Ma Marta, tutte le mani si è agitata per, ma una cosa sola necessaria, ma io sono importante quella che mi sarà tolta per molti anni. Io ho visto un rinforzo di Gesù che ha condannato qualcuno di noi. Come se Gesù abbia ripreso Marta, perché Marta stava sempre lì con Gesù ad ascoltare, ma meditando in questi giorni, si è fatto vedere che quella di Gesù non è un rimprovero perché Marta lo stava seguendo. Gesù non ha rimproverato Marta dicendo: tu stai servendo me, ma io mi sto ascoltando. Ciò che Marta faceva era una cosa normale. Ascolta, ma non era una cosa necessaria. Una cosa può essere buona, ma può non essere necessaria. In realtà, l'improvvero che Gesù ha fatto non riguarda il servire, ma riguarda il fatto che tu ti affatti e sei andato, cioè stai servendo una circostanza. E questo ti sta provocando stress. L'uomo, prima di peccare, aveva circostanze che lo servivano. Infatti, dopo il peccato, Dio dice: il suo lavoro non vorrà più spontaneamente. Cioè, si è invertito l'ordine in cui io ti avevo posto. Io ti avevo posto in una situazione di regno. E oggi il Signore ha detto: Marco, tu dove vuoi partire? Hai mai notato che il regno è quello che fa te? Il regno, crede, è quello che lavora almeno. Per non dire. Il regno è qualcuno che fa. Il regno è qualcuno che viene sentito. Gesù come avere e come vedere è venuto per servirci. Nel regno, non le persone, ma le circostanze che servono. Poi invece non regni se tu che servi le circostanze. E quando servi le circostanze, ti agiti per farmi per qualche cosa. Infatti invece tutti agiti per molte cose. A noi è stato insegnato che dobbiamo esercitare fede per molte cose. Esercito fede per Dio, esercito fede per la salute, esercito fede per la Chiesa, esercito fede per la protezione, esercito fede per il matrimonio, esercito fede per molte cose. Ma Gesù dice: una cosa sola è necessaria. Non vuole. C'è una cosa necessaria che noi dobbiamo capire, che noi siamo giusti,
María ha scelto la grazia, ha capito che il successo della sua vita non dipendeva dal sangue, il successo della sua vita dipendeva dalla luce. Coloro che ricevono, ha fatto combattere il cuore di Gesù, non perché ha fatto qualcosa per lui, ma perché ha permesso a lui di fare qualcosa. Adesso vi faccio vedere. Ma che cosa fa questo nella sua vita? Guardate, un fatto per il partito di prima, ormai c'è un'altra cosa, che sempre la trasmissione di un solo re, la morte ha regnato, che cosa ha regnato? E la colpa che ha dato, la morte ha regnato, a causa di qualcuno tanto più quel che cosa faceva Maria? Perché se non coloro che ricevono non la grazia, ma l'abbondanza della grazia. E il dono, questo è il dono della giustizia. Paolo dice così, e questo non viene da te, ma il dono ci ha perdonato. E capisce, o i tuoi peccati sono stati tutti pagati, legalmente, o non sono stati, anche per quello che sono stati pagati, sono stati pagati. Io non mi perdono tanto. Gesù quando è morto sulla croce ha pagato tutti i peccati degli uomini. Coloro che non c'erano per fede, ma ricevono questo dono di salvezza. Ovviamente con questa è la prima. Ma dal momento che accorgete, i tuoi peccati sono stati pagati. Non parlare più del peccato, parlare del peccato. È giusto, perché la Bibbia dice che la benedizione è per il giusto. E siccome noi non potevamo essere giusti per le opere, Gesù il giusto si è fatto peccato, cioè ha preso il nostro peccato, lo ha curato e ci ha dato la sua giustizia. È venuto lo sangue, ciò che apparteneva a Gesù, ciò che apparteneva a te, perché ciò che apparteneva a te. Regneranno nella vita per mezzo di quell'uomo che è Gesù Cristo. Giovanni 12, dopo che accade la scena nella casa di Marta e Maria, è scritto che 6 giorni prima della Pasqua, cioè siamo ormai alla fine, andò a Betania, vai con lei. Betania vuol dire la casa della grazia, dove chiudiamo la morte, nella casa. Dove c'era la zona che aveva risuscitato le morti, quindi offrirono una cena. Marta! Sì. Ma dove imparare la lezione? Sai perché? Perché non è una e quando si danza a battaglia, senza che la sua parola è in tempo. Aveva capito che Gesù la chiamava a scegliere la cosa necessaria? No! Gli aveva parlato che Marta è ancora lì che serve. E Lazzaro era uno di quelli che aveva parlato di lui, allora è la vita. Non è che cosa ha prodotto il fatto che Maria ha scelto l'unica cosa necessaria. Maria ha preso la vita, allora ha dato un punto di gran valore. La grazia produce gente. Le persone che vivono la grazia sono persone che danno sempre di più. Perché? Perché regnare appartiene a loro. E non sono quello che non sono quello che ma un segno di Gesù che ha scivolato i suoi capelli e la capa piena del profumo c'è bisogno di persone che non hanno il profumo a e poi attraverso quella parola lo promesso la voce è scritto che qualcuno è e Gesù disse, non è importante questa donna perché lei è morta.
vista delle aspettative. Voi credete che Maria abbia avuto questa rivelazione? No, Maria ha fatto un'azione profetica che non dipendeva da quello che faceva, ma da quello che si trovava a fare con questo nel momento. Luca 10:42, Gesù con questo quel passo dice, Maria scelta la parte buona da chi non le sarà tolta, da chi non le sarà tolta, da colui che viene chiamato. Ascolta, se tu ti occupi di molte cose, le molte cose possono essere tolte, ma se tu ti occupi di una cosa necessaria, una cosa necessaria, Gesù ha detto, lei ha scelto una cosa. Quante cose stai cercando nella tua vita? Gesù ha detto, una è necessaria. Ed è quello che ho scelto. Ed è quello che ho fatto. 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 E sono io che ti faccio vedere attraverso la mia grazia e attraverso la mia giustizia e per iniziare a dichiararti a credere. Smetti di credere per molte cose e inizia a credere in quella che è necessaria. Smetti di credere per tuo. Smetti di credere per tuo. Smetti di credere per tuo. Smetti di credere. Comincia a credere per tuo. Ti farò vedere. Guardate. Marta aveva scelto molte cose, ma lei ha scelto una cosa. La mentalità dell'ottimo dice che se tu hai di più, potrai fare di più. Che Dio può fare di più quando ha di più e può fare meno quando ha di meno. Guardate, ci sono due moltiplicazioni che fanno la vita. E Dio non può fare due cose di più. Matteo 15:36 è scritto che prese. Quanti? E il discepolo con le sue braccia spezzò e diede il discepolo il cibo della folla, tutti mangiarono e furono saziati, dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri di uova aperti verso la folla. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini senza contare le quattro bambini. Adesso andiamo a vedere l'altra moltiplicazione del pane. Sicuramente anche la tua, capito? Sei andato a fare. Oggi su prese lì, Santiago, verso 44, quelli che avevano mangiato i panni erano con 7 panni, quanto erano fatti? Con 5 panni, quanto erano fatti? Con 7 panni, con 5 panni. Dio fa di più. Ascolta. Dio fa di più. Quando c'è il mondo della vita, tra l'uno e l'altro, io non c'è che rimanga in terra sull'altro e sull'altro. Dovevo guardare quanto manca e vedere l'ascensore per tanto di questo. Non è questa. L'esercito del quale il troppo è venuto, non è fatto di più. Non credere per molte cose. Credere la tua vita. Non è fare un parte per molte cose. Precedi. Scegli il poco che tu mi dà e con quel poco che farò. Perché Gesù ha detto, non siate grazie per il pane, non avete una causa. Per quello che mangerete, per quello che perderete, perché sono i pagani che si occupano di queste cose. E poi Gesù, ma voi dice, quante cose dovete cercare? Dovete cercare come prendere per l'anima di Spirito, regnare con quello che facciamo. Non cercate un uomo, cercate una cosa. Perché se cercate una cosa, le altre non si aggiungeranno di servire. Ma la cosa bella è che noi facciamo l'acqua, capito? Salgono sulla barca e portano un solo pane. E Gesù disse, avete portato le mani? E loro rispondono, abbiamo portato solo un pane. E Gesù disse, non avete capito. E quando io ho sbagliato il sette, ho fatto il pane.
sono del circondario. Ma è capitato che quel bar è meglio corso della sua Thank you.
oggi vivo un po' di fortificazione, gli altrimenti dovevi fare questo adesso. No, perché il peccato di Adamo ti aveva costituito peccatore per sempre condannato. Ora, se il peccato di Adamo ti aveva costituito peccatore senza che tu aggiungessi altri peccati, com'è possibile che l'atto di giustizia Cristo abbia bisogno continuamente che tu aggiunga? Tu non sei diventato peccatore perché hai fatto. Ma allo stesso modo non sei diventato giusto perché hai fatto qualcosa. E come il tuo peccato non aggiungeva niente, allora ti vedo peccato per ieri, e tu lo avrai posto a me, non vale modo per cui tu lo possa perdere è che prima faccia perdere. Non puoi perdere ciò che tu hai. Ascoltami. Non puoi perdere ciò che tu non hai conquistato. Tu sei giusto perché qualcuno ti ha ottenuto la giustizia. Non hai il diritto. Tu puoi perdere ciò che tu hai conquistato. Ma non puoi perdere. E non dirmi, ma se uno rifiuta il Signore, perché? Grazie.
Y sanando tanto. Donde me acuerdo de
muchísimo lo que viene. Resiste el infierno, perdón, resiste el pecado, cierto, mas eso lo estamos hablando, ¿no? No le da un pito, pero ese es el bachano que tu familia cobra y tú eres mío. Espera, no quiero la pena, no. Que yo todo va a ser, no lo sé. De la buena dictadura, en este momento, ningún problema que la persona que tiene que hacer por eso, que es el problema, no quiero. Que no se sienta la memoria. Para aggiungere il tale che tu vedi sono quando non capisci che non esce il suo corpo. E questo è il miracolo che c'è il Signore qui per sorgere Davide, unge il voglio come? Come? Il quale cosa farà? Guarda cosa fa, giusto? E renderà. Se tu sei giusto, cosa farà? E renderà paese, cosa farà? Quando tu hai rivelazione che sei giusto, prendi di conseguenza ogni cosa ti viene aggiunta di costi. E il diavolo cosa ruba nel Vangelo? La giusta. E se ti dirà, guarda che la cosa, guarda che lo scontano non lo so, mi sembra di domanda poi. Esercitare il diritto umano. Non è come. Non è giudizio. Nei suoi giorni Giuda si è salvato Israele starà. La giustizia ti fa stare tranquillo. Gesù ha detto, nessuno ne ha tirato la mia mano. Il padre di Piata più grande. Questo sarà il nome con cui sarà chiamato. Signore nostra. Non tuo, lui è la tua giustizia. E siccome Dio non cambia, è lo stesso ieri, oggi, e nel tempo, ti senti giusto ieri, oggi, e in eterno. Non facciamo sì un altro loro. Lui è la tua giustizia. Vogliamo questa domanda? Vediamo. Ascoltate. Guardate questo. Leggete com'è. È giusto. Cosa è fare le opere buone? Ascoltate, faccio come a scuola. Secondo il suo esempio, non è molto. Dio crea in te e automaticamente nasce da te. Non lo fai più. C'è differenza tra le opere buone e le buone opere. Ok? Che cos'è le opere buone già pronte? Il lavoro che ha fatto da te per prima la fondazione della terra, il ministero che per te la prima la fondazione della terra, è tutto ciò che il buono ti ha già preparato perché tu le corri. A te, ti piace la voce del fiume. Immaginate che questo è un fiume, questa è la voce. E il fiume della vita, facendo quelle cose buone, belle, che sono importanti per te. Ti piace? Non devi impazzire a cercare. Cerca la giustizia, loro ti cercheranno. Ma dovete vedere qual è il soggetto di questo fiume. Posso? Leggete. La grazia è l'inizio. È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi. Ascolta, se questo non viene da voi, non se ne andrà da voi. Non c'è prima. L'unico modo, ascolta, tu sei giusto, sei salvato, perché Cristo è morto per te. L'unico modo per perdere la salvezza è che Cristo faccia a lui qualcosa che tu la perda. Stai capendo che non farà. E ciò non viene da voi, quello di Dio, non è virtù di opera che nessuno se ne manca.
Gesù, 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 Gesù